Questa sera la parola ha di Belvedere News al coordinatore provinciale del movimento politico Noi con Salvini, dottor Enrico Trapassi. Buonasera a tutti. Buonasera, Buonasera Enrico. Giovanna. Un fine settimana caldo. Veniamo da un fine settimana caldo, noi di Belvedere News vi abbiamo seguito e Matteo Salvini è stato a Castel Volturno, zona peraltro a me molto cara, nella quale Salvini è stato accolto con grande consenso popolare. Suona frase: io sono populista. L'ho letta. Allora, oggi poi sono iniziati i gazebo per la sottoscrizione contro lo Ius Soli. Enrico Trapassi, candidato sindaco alle scorse amministrative 2016. Cosa ci puoi dire tu in merito a questa rivoluzione pacifica che Salvini sta facendo al sud? Salvini sta facendo una rivoluzione del buon senso, come ama dire lui stesso. È stato ieri e l'altro ieri in visita a Castel Volturno ed è venuto per rendersi conto di persona della situazione che vive il litorale domizio e della situazione che vivono i cittadini del litorale domizio. Ha evitato i comizi, gli incontri, quelli normali della politica, ma ha fatto altro. Ha girato il territorio, ha girato in lungo e largo il litorale domizio, è uscito alle 6 di mattina per vedere la realtà di quel territorio, le problematiche legate, per esempio, al discorso del caporalato. Ha preso atto di una situazione ormai incredibile che si vive in quella zona e è venuto a farlo per guardare come tanti anni di politiche in quel territorio hanno portato a un fallimento oggettivo e sotto gli occhi di tutto, anche di quello che può essere il discorso dell'integrazione. Noi con Salvini, praticamente la Lega, cosa propone in realtà per questo territorio? Cosa propone di alternativo? Diciamo che quel territorio è stato completamente snaturato, snaturato anche da un punto di vista economico. Consideriamo le abitazioni di molti esponenti della piccola borghesia che negli anni 70-80 hanno acquistato villette, appartamenti per trascorrere le vacanze, oggi si trovano praticamente abbandonate e degradate. Lui ha detto una cosa che io condivido: quella zona è relegata, è destinata proprio volutamente ai latitanti della camorra e ci sono la maggior parte di immigrati clandestini. Ma la proposta di Salvini qual è per Castel Volturno? De Luca prepara la riqualificazione sul litorale domizio, ripropone il turismo partendo da Mondragone. Salvini parte da Castel Volturno, ma la sua proposta qual è in questo Allora, momento? innanzitutto Giovanna, tu sai bene e conosci bene quelle zone, sai bene che lì c'è una situazione del tutto emergenziale, Sì. ci sono gli immigrati clandestini che sono superiori ai cittadini e agli immigrati regolari messi insieme. Questi sono i numeri, queste sono le proporzioni. C'è una Per situazione cui si pagano anche i assolutamente, rifiuti, c'è una la gente, le situazione persone, assolutamente fuori controllo rifiuti, e allora tasse. bisogna mettere sotto sopra quel territorio. Politicamente parlando, bisogna invertire la rotta, cambiare completamente la concezione che è stata portata avanti in quel territorio. Quel territorio ha delle enormi potenzialità e Salvini è venuto per vedere anche questo, non solo l'aspetto del degrado, ma anche le grandi potenzialità di quel territorio. Tanto è vero che ha incontrato anche le realtà e le eccellenze di quel territorio, ha visitato un terreno confiscato in cui è nato un orto sociale, ha visitato I una giocatori del filiera. Napoli che Ha visitato rappresentano una in realtà una filiera per la imprenditoriale. mozzarella di bufala, quindi ha visitato anche le Sì. eccellenze di quel territorio, perché ce ne sono. Quel territorio potrebbe essere il volano di un'intera provincia, potrebbe essere il litorale che dà sviluppo a tutto il Quindi territorio. Bisogna modificare. però cambiare la classe dirigente di quel territorio, bisogna però cambiare il Andiamo a modo di punti. vedere quel territorio. Bisogna però cambiare il modo in cui vengono gestiti i fondi che arrivano. Sono in arrivo tanti fondi per quel territorio, Ma il ma come saranno commissario, gestiti? questa domanda avrei voluto fare a Salvini, peccato io non c'ero, abbiamo mandato un nostro corrispondente, ma il commissario di governo per l'immigrazione, Salvini l'ha incontrato?
Si sono, cioè, cosa sta facendo questo commissario di governo per l'immigrazione? Dimitri Russo, sindaco di Castelvolturno, ha dichiarato una volta, ha detto: io non, cioè, per questa operazione non ci sono fondi, non ci sono finanziamenti. Il commissario, cioè, praticamente questo commissario di governo, di fatto, cosa sta facendo? Il commissario di Salvini lo governo, sa, si il sono commissario, no, non incontrati. si sono incontrati. Il commissario di governo, come tu sai, viene nominato sulla base di un'operazione fatta dal governo Ad agosto è stato per le nominato. città che vivono l'emergenza Sì. immigrazione, rispetto alle quali sono stati stanziati dei fondi in un biennio 2017-2019. Noi su questa cosa, e proprio per questo che tu stai dicendo, ci siamo posti da subito una domanda e abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare, è stata Ecco. fatta un'interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni, dal senatore Volpi, il vicepresidente nazionale di Noi con Salvini, proprio su questo argomento, chiedendo al Ministro degli Interni come intenzione di utilizzare quei fondi, qual è lo spirito, e Sul se non litorale fosse, domizio. esatto, e se, i fondi destinati a Castelvolturno, e se non fosse più opportuno che quei fondi fossero, arrivassero su quel territorio per ricreare un tessuto sociale, per rafforzare il posto di polizia, per dare Sì. un sostegno maggiore a quel territorio in termini di sicurezza, per rafforzare l'edilizia scolascica. No, ma Questo, la noi riteniamo sicurezza. che lì l'integrazione è fallita anche perché è stato distrutto un tessuto sociale. Lì l'emergenza sicurezza è frutto anche del problema che ci sono gli uomini delle forze dell'ordine che fanno un lavoro Il straordinario sul problema territorio, degrado ma sono parte da pochi e Destia sono. Volturno, arriva fino a Villaggio Coppoli in una maniera inquietante. A Castelvolturno, davanti, diciamo, all'indifferenza, io lo dico, lo ribadisco, premesso che mi considero una sostenitrice di valori meridionali, però in questo dico, dinanzi all'indifferenza della classe politica che continua a tutt'oggi a lasciare che questo accada. Si è distrutta una classe economica, un ceto economico che era la media borghesia che portava denaro, soldi al turismo di Castelvolturno. Sono stati chiusi i negozi. Ma io dico questo, Salvini a Castelvolturno come è stato accolto? Tu c'eri? Salvini a Castelvolturno è stato accolto benissimo, è stato accolto con grande entusiasmo, è stato accolto con grande entusiasmo dalla gente anche nelle sue varie tappe, nelle tappe che abbiamo fatto lì sul litorale. La gente è stanca, la gente dice e ha detto a Matteo Salvini sei l'ultima speranza, noi eravamo intenzionati a non andare a votare. Ti diamo fiducia, ti voteremo, ti sosterremo, ma per noi l'ultima spiaggia è l'ultima possibilità di provare a invertire la rotta in questa Italia, altrimenti l'alternativa è solo quella di andare via. Quindi vuol dire che c'è fame di politica, c'è fame di buona politica, c'è fame di atti di responsabilità, e di impegni concreti. Salvini aveva promesso che sarebbe venuto sul litorale Domizio A distanza di una settimana da quella di e sarebbe Renzi. venuto a Castelvolturno, lo ha fatto. E lo ha fatto andando sul territorio, vivendo il territorio, uscendo alle 6 di mattina Ma ad non li ha andare a chiatti i vedere le caporali, zone, quelli si passano la voce. Ma ha dimostrato di non conoscerlo questo andando a vedere territorio. le zone degradate, non chiudendosi da qualche parte a No, fare vabbè, i ma comizi no, come fanno altri. no, 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 non si sarebbero Ma mai per un fatti. politico la conoscenza del territorio si può parlare di un territorio se lo si conosce. Era importante per lui capire davvero e vedere con i suoi occhi cosa stesse accadendo in quelle zone. Oggi, questo fine settimana, i gazebo per lo Ius Soli. Quindi ritorniamo al problema dell'immigrazione incontrollata, il diritto di cittadinanza concesso agli immigrati. Voi avete organizzato dei gazebo, l'ultimo gazebo che è stato organizzato a Calvi Risorta è stato un po' movimentato. È vero, è stato, però ce lo dovesse portare a Salvini a Calvi Risorta, perché secondo me Nelle si prossime rinchiuderebbero dentro, farebbero la fine dei caporali di Castelvolturno. tappe. Però voglio dire, questi gazebo adesso, a cosa servono? Cosa vi proponete con i cittadini italiani? Allora, questi gazebo sono
dei gazebo per raccogliere le firme contro lo Ius Soli e sono il quindi spieghiamo che cos'è questo Ius Soli, il diritto di cittadinanza. Sì, perché riteniamo propone il centro-sinistra propone l'acquisto, cioè il conferimento della cittadinanza italiana. Diciamo una cosa, il centro-sinistra propone di regalare la cittadinanza agli immigrati. Ma in effetti gli immigrati molti votano noi già. Noi pensiamo che uno esiste già una legge sulla cittadinanza e funziona. Beh. C'è un dato che pochi conoscono. Nel 2016 l'Italia è stato il primo tra i paesi europei per il numero di cittadinanze concesse. È evidente che esiste una legge e la legge funziona. Sì. Due, riteniamo che la cittadinanza non si possa regalare, perché la cittadinanza è un rapporto giuridico, il suggello di un percorso di integrazione. È la parte finale. È bella questa idea. È la parte finale di un percorso di integrazione. Non è il contrario, non è che si dà prima la cittadinanza e poi con la speranza che questi soggetti si integrino. La cittadinanza è qualcosa che arriva alla fine di un percorso da parte di chi realmente vuole e si sente in qualche modo inserito in un tessuto sociale, allora richiede la cittadinanza. Tre, altra balla colossale che ci dicono, la cittadinanza non serve per garantire dei diritti, i diritti vengono garantiti agli immigrati in maniera uguale anche senza la cittadinanza, i diritti fondamentali, perché vengono garantiti sulla base della residenza e quindi diritto all'istruzione, diritto alla sanità, gli vengono già garantiti. E poi voglio dire una cosa. E noi, con questo fatto dello Ius Soli, noi poi andiamo però sempre a metterci dietro alle spalle il problema degli immigrati clandestini. Un attimo. E noi facciamo questi gazebo perché? Perché non solo stiamo raccogliendo le firme contro questa legge che riteniamo inopportuna e assurda, perché riteniamo che la cittadinanza non si debba regalare, ma sono un atto e sono un inizio di un percorso che ci vedrà arrivare a domenica 10 dicembre con una grande manifestazione a Roma, Piazza Santi Apostoli, contro questa legge. All'interno, durante i gazebo, noi non faremo però solo questo, stiamo facendo anche altro, stiamo raccogliendo le firme di Ius Soli, ma stiamo anche portando avanti, parlando con i cittadini e prospettando ai cittadini quali sono le nostre proposte per abbattere le tasse e per creare sviluppo. Faccio un esempio banale, sono di qualche giorno fa gli ultimi dati relativi al problema della natalità in Italia. La natalità, il problema della natalità in Italia si può risolvere non regalando la cittadinanza agli immigrati, ma con politiche mirate per la famiglia, con politiche di sostegno alla famiglia. Un esempio concreto, per quanto ci riguarda, bisognerebbe battere l'IVA sui prodotti per l'infanzia da 0 a 3 anni, IVA zero. Bisognerebbe dare un'IVA agevolata al 4% per i prodotti dedicati ai bambini dai 4 ai 14 anni. Con un bonus di 40 euro al mese cosa ci fai? Ha avuto i figli? Non prendiamoci in giro con queste logiche di mance elettorali. Cerchiamo di essere seri. Bisogna riavviare uno sviluppo in Italia. Bisogna mettere le famiglie in condizioni di poter farli figli. Enrico, un'altra domanda. Fino a che punto incide l'Unione Europea su questa politica italiana e fino a che punto voi di noi con Salvini pensate di potervi sottrarre alle direttive dell'Unione Europea? Mi spiego meglio. Adesso c'è un grande flusso di migranti, vanno di modi minorenni. Arrivano questi ragazzi minorenni di 16 a 7 anni sui barconi. Sappiamo anche un altro dato. Sono età dichiarate. Sì, non si conoscono le date di questi ragazzi, facciamo attenzione anche a questo tipo di dati. Vabbè, ma molti sono comunque stanno nelle case famiglie per 3-4 anni, poi se ne vanno, le case famiglie ricevono degli incentivi, dei sussidi dall'Unione Europea, poi alla maggiore età questi ragazzi se ne vanno in giro per l'Unione Europea, eccetera, e quindi per l'Italia, alla ricerca di un lavoro. Adesso io mi chiedo, queste sono le norme dell'Unione Europea che l'Italia sta applicando molto proprio magnanimamente, ma ti dico,
Noi con Salvini come pensa di gestire lo ius soli, gli immigrati, questa situazione soprattutto nel litorale Domizio, che praticamente è una vera e propria invasione, la direi un'invasione pacifica, ma comunque certamente io quando metto piede nella zona dove vado in vacanza, a Castel Volturno, io entro lì e dico sono arrivata nella mia Africa, mi sento un po' Karen Blixen nel famoso libro. Ma il problema è un altro, come pensate di risolvere i problemi, di gestire la vostra politica con l'Unione Europea che in effetti propone l'esatto contrario? È noto che a noi l'Unione Europea così come non piace, Salvini l'ha detto più volte e lo ha ribadito, certamente per quanto ci riguarda questa Unione Europea, l'impostazione di questa Unione Europea va cambiata, è inaccettabile pensare che l'Europa dice che non si può fermare l'invasione dei clandestini e una nazione debba sottostare a questa logica. È inaccettabile pensare che l'Europa imponga che arrivi in Italia il pomodoro, l'olio tunisino, il pomodoro dalla Turchia, distruggendo intere filiere del nostro settore. È inaudito che l'Europa imponga tutta una serie di azioni a una nazione, stop, punto. Per quanto ci riguarda, patti chiari e amicizia lunga, va rifatto, va reimpostata questo rapporto con l'Europa in maniera chiara. Bisogna riprendersi la propria sovranità in termini politici, non si può delegare agli altri. L'esempio dell'immigrazione. L'immigrazione si può fermare, lo vogliamo dire sì o no? O vogliamo continuare a raccontare questa favola di questa emergenza epocale che è inarrestabile? Lo abbiamo visto, quando si è provato a fare qualcosa, anche di minimo, si è cominciato a bloccare, si sono cominciati a bloccare gli arrivi. Quindi vuol dire che è possibile intervenire da questo punto di vista. Vabbè, ma c'è un giro economico attorno. È possibile intervenire. Tu richiamavi le cooperative. Con Matteo Salvini al governo, con un governo che parli chiaro in termini di immigrazione, queste cose non possono accadere. Vogliamo sapere questi soldi che arrivano a queste cooperative dove sono finiti fino all'ultimo centesimo, perché qui si porta avanti in tante occasioni un business enorme. Vogliamo dirci che... E allora diciamo questi poveri ragazzi, qua volevo arrivare. Io alla fine ho la sensazione che ci troviamo davanti ai nuovi schiavi che non arrivano qua in catene. Guarda, che non arriva. Io ho avuto modo per altre ragioni di leggere gli elenchi di questi ragazzi, mi ha dato la sensazione i nuovi schiavi non arrivano qua con le catene come capitava negli Stati Uniti, ma comunque ancora una volta c'è una forma di speculazione, perché noi dobbiamo tutelare anche i diritti di molti di queste persone che comunque arrivano guarda, Giovanni, con una speranza. Io voglio essere chiaro su questo. Chi scappa dalla guerra, chi scappa dalle persecuzioni, è mio fratello, ritengo che debba avere tutti i diritti dovuti e ritengo che vada accolto e protetto. Tutto il resto però devono tornare a casa. Sì. Perché? Perché non possiamo consentirci come nazione, con il numero di famiglie povere che abbiamo in Italia, con il problema del lavoro che abbiamo in Italia, di sostenere questo tipo di meccanismo. E dobbiamo essere chiari da questo punto di vista. Non dobbiamo creare illusioni. No, abbiamo il reddito sulla povertà. Nei confronti di questa gente. C'è una situazione, consentitemi, rispetto a questo, rispetto a questa situazione, non mi sembra una cosa straordinaria o una cosa anormale che fa gridare ogni qualvolta la si dice da parte di qualcuno al razzismo. Noi diciamo con chiarezza, per noi vengono prima gli italiani. Cominciamo ad avviare delle Già politiche di sviluppo, passare le tasse, di sostegno, rimettiamo insieme un circolo virtuoso, consentiamo alle imprese di produrre e di produrre in maniera adeguata, consentiamo di poter aprire un'azienda e un'impresa non facendo giri continui fra uffici, cavilli, carte bollate e via discorrendo. Un'altra proposta che noi portiamo avanti è quello dello sportello unico per le autorizzazioni. Ci deve essere un unico sportello, una persona che vuole aprire un'impresa deve rivolgersi a un unico interlocutore e lì poter avere tutte le autorizzazioni necessarie, perché un'impresa deve essere aperta in un giorno, non in un anno. Sì.
No, io ti ascolto con molta attenzione perché sento su questi discorsi, proprio lavorando in un territorio ad alto tasso di immigrazione, sento tanta retorica, ma poi i problemi ci sono sempre. Sento tanta retorica da parte, per esempio, qui nel capoluogo di provincia, a Caserta, però io dico bisogna, dovete andarci, dovete viverci, dovete capire che esistono problematiche per tutti quelli che ci stanno, cittadini, stranieri e quant'altro. Un'altra domanda ti volevo fare. Voi state facendo, Salvini comunque, diciamo, le scese in campagna elettorale e si sta forse proponendo come l'arte sapeva, è partito anche da una zona calda, perché Castel Volturno e il litorale Domizio sono una zona calda. Si propone bene, si propone con forza e fa leva, ma il centrodestra, lui è un leader, abbiamo letto che MNS lo considera, insomma, sosterrà la sua candidatura a leader, è benissimo, con Marco Cerreto. Ma lui ha fatto un passaggio, questa è un'osservazione che ha fatto Antonio De Falco, lo dico pubblicamente, io me la sono presa, ma Fratelli d'Italia, Salvini nella sua conferenza a Castel Volturno ha parlato di Fratelli d'Italia. Ma il rapporto con Giorgia Meloni, com'è? Guarda, io credo che non sia una questione di rapporti, perché sennò noi riduciamo sempre la politica a gossip. Io credo sia una questione di programmi e di Esatto, contenuti. io parlavo di Credo programmi, sia una perché questione di programmi e di io credo. contenuti. Hai citato prima gli amici del movimento sovranista che hanno preso una posizione assolutamente chiara e trasparente. Si sono Hanno proprio sposato il in pieno questa progetto e i causa. contenuti e i programmi di Matteo Salvini, hanno sposato il concetto che vede Salvini guida del centrodestra in maniera assolutamente chiara. Quindi si è partito non da questioni di rapporti personali, E qui adesso si è come si partito fa con da Fratelli d'Italia? contenuti, si è partito da contenuti. Io penso che al di là dei nomi e delle sigle, un'alleanza deve essere chiara e deve essere sottoscritta sulla base dei contenuti e dei programmi. Gli Certo. impegni che si assumono con i cittadini vanno mantenuti. Non è una questione che può essere decisa o stabilita sulla base di rapporti personali, nomenclature, simpatie. C'è bisogno di dare un messaggio chiaro, sottoscrivere degli impegni chiari. Se ci sono visioni diverse, è evidente che non si può andare E insieme. con Giorgia Meloni, perché lui ha fatto riferimento, ha parlato, ha detto anche con Fratelli d'Italia. In realtà, Ma è cioè, evidente che il perimetro del centrodestra, è voglio quello. dire, è quello di Fratelli d'Italia, è quello di Forza Italia, Quindi anche quello è un Forza è il Italia. perimetro del centrodestra. Il problema è che però questo perimetro deve trasformarsi eventualmente in un'alleanza di governo salda, e l'alleanza di governo non può essere fatta e non deve essere fatta Non su un detto. discorso di, no, di nomi, deve essere fatta sul discorso di contenuti, Certo, va deve essere bene. fatta su un discorso di programmi. Salvini ha detto: io voglio sottoscrivere degli impegni chiari, perché ognuno il giorno dopo le elezioni debba potersi assumere le sue responsabilità se dice di no a degli impegni assunti in precedenza. E deve essere chiaro, non si può più giocare sulla pelle degli elettori da nessuna parte. L'Italia non può più consentirsi di avere governi deboli, maggioranze che variano quotidianamente, governi non eletti, presidenti del Consiglio che escono dal cappello. Bisogna dare dei messaggi chiari e bisogna prendere degli impegni concreti con la gente. L'ultima domanda, benissimo Enrico, molto chiaro come sempre. Volevo sapere una cosa. Per un uomo del sud aderire, di centrodestra, aderire al movimento Noi con Salvini, che comunque fino a qualche anno fa la Lega, Noi del Sud, ci ha sempre visto un po' diciamo in modo particolare, dai. Aderire a questo movimento e credere in questo movimento per la riqualificazione e la rinascita del tuo territorio, del nostro territorio, che cosa significa e quanta gente sta aderendo a Caserta, in provincia di Caserta? Io so che tu stai ottenendo un risultato, un successo personale, politico notevole, soprattutto in quei territori.
caratterizzati da una immigrazione incontrollata e comunque non gestita bene. Però lo voglio sentire da te, perché ecco, ci sta sempre questa polemica, perché diciamolo, la Lega a noi del Sud ci guarda un po' come diversi, forse secondo me, adesso avremo un'altra puntata, secondo me l'Unità d'Italia non si doveva fare, è stato sbagliato nel 1861, ma adesso che è fatta? È questa Lega che fino a qualche anno fa ci ha trattato un po' male, oggi tu. Come ti inserisci e come la vedi? Perché una ragione ci sarà. Anna, tu mi conosci e sai che io sono meridionale, orgoglioso. Lo so. Quando ho cominciato questo percorso nel 2015 l'ho fatto con enorme convinzione e l'ho fatto perché credevo e ho creduto al primo momento nelle ragioni e nel progetto di Matteo Salvini. In un discorso che andava oltre la logica del partito, diciamo, regionale, così come era impostato prima, ma che si rivolgeva a tutta l'Italia e che metteva insieme la gente del nord con la gente del sud, perché l'Italia o si salva insieme, insieme o perde tutta insieme. Sì. Questo è il progetto che Matteo Salvini ha portato avanti dal principio, lo ha fatto con determinazione, con chiarezza, senza fare passi indietro, senza fermarsi. Lo sta portando avanti tuttora, si va verso un unico simbolo, un'unica denominazione, un'unica struttura. Questa è la testimonianza con i fatti di un progetto cominciato da tempo. All'inizio, quando ho iniziato questo percorso, le diffidenze erano tante, le battute, i sorrisini, anche di parte dei rappresentanti politici. Oggi, scusa, io ho letto quella frase di Salvini che ho pubblicato proprio io, e che nessuno ha mai detto, nessuno dei politici. A Castelvolturno le case, parlo delle case turistiche, vengono utilizzate dai latitanti e c'è la criminalità organizzata e ci sono gli immigrati clandestini. Quando io sento parlare qui i casertani, che non comprendono, perché io dico, invece di parlare, andatela a vedere, tu ci sei stato, andatela a vedere quel territorio, vedete che degrado, case abbandonate nelle quali tu percepisci che lì dentro o ci stanno poveri immigrati perché nascosti, perché magari non hanno il visto, e gestiti dalla criminalità organizzata, case che la gente non ci ha pagato più le tasse requisite da Equitalia, abbandonate, centinaia latitanti. Allora, ho detto per la prima volta, premesso che io, diciamo, sto facendo le mie osservazioni da cittadino, per la prima volta qualcuno ha detto veramente che cos'è Castelvolturno. Nessuno l'aveva mai detto. E quindi dobbiamo aprire. E questo, cambiamo un attimo, e questo, facevo una domanda a te, e questo non ti lascia pensare? Mi lascia pensare, sì, perché io dico, cioè, venite ai casertani io amo tantissimo il territorio dove, cioè, questo è il discorso. Ma se non vengono a vedere quella zona non capivano mai, ma vanno sempre. Io con questo sto dicendo che, diciamo, la libertà di voto è varia, quindi, però io ho notato che nessuno l'aveva mai detto, perché nemmeno di quelli, molte volte a mia madre, mamma diciamolo, denunciamolo, no zitta, e se ci bruciano la casa. Ma voglio dire una cosa, qua c'è un dato, ma perché scandalizzarsi, tra virgolette, del fatto che Matteo Salvini venga a prendere atto, a vedere, a guardare qual è la realtà di un litorale devastato, per provare a studiare anche in termini di governo, poi dopo, un rilancio di un territorio che ha bisogno di rinascere? Perché scandalizzarsi di questo e non scandalizzarsi del fatto che esistono amministratori locali, esistono figure istituzionali, esistono politici che per 20 anni hanno governato questo territorio e che l'hanno affamato e l'hanno distrutto e l'hanno ridotto nelle condizioni in cui sta? Dovremmo scandalizzarci, i cittadini dovrebbero scandalizzarci di questa classe politica che c'è su questo territorio e che ha ridotto quella zona in quelle condizioni, non del fatto che venga qualcuno
magari da nord, a prendere atto di una situazione del genere, a comprendere come si possa rilanciare quel territorio, ad incontrare le categorie produttive di quel territorio per ascoltare quali sono i progetti, quali sono le idee che hanno, per provare quali sono le istanze che chiedono, ciò che ritengono debba essere fatto per quel territorio per ricreare un tessuto sociale, un tessuto produttivo e farlo rinascere in qualche modo. Allora il problema è lì. Il discorso che tu dicevi e qui che citavi prima del discorso della Lega, del Sud. Salvini, fino a pochi anni fa, però c'è un po' tanto assalto. Allora, l'Italia è una nazione fatta di dialetti diversi, specificità diverse, quotidianità diverse, usi, costumi, in lungo e largo, anche all'interno delle stesse regioni o all'interno delle stesse province, come capita anche nelle nostre zone, in zone vaste, talmente diverse. Bene, bisogna mettere insieme, ognuno con la sua specificità, ognuno con la propria identità, tutte queste energie, da nord a sud. Questo è il progetto di Matteo Salvini, questa è la rivoluzione del buonsenso che Matteo Salvini vuole portare avanti, questa è la logica che deve essere portata avanti con parole chiare, impegni concreti e determinazione per provare a rimettere in moto l'Italia. Enrico, noi ti auguriamo un successo strepitoso, lo facciamo a tutti i nostri, è l'augurio che noi facciamo a tutti i nostri amici che vengono a trovarci qui nella sede di Grazie a voi per l'ospitalità. E ripeto, grazie a te, davanti a me, di fronte abbiamo Gesualdo Napoletano, abbiamo Salvatore Cesarano, stanno lavorando, ormai abbiamo nei nostri occhi solo parole, scriviamo sempre, parlare con te come con tutti gli amici che vengono è sempre molto, diciamo, è un elemento di grande chiarezza, abbiamo bisogno tutti quanti di chiarezza e mettere a confronto poi le varie opinioni, i vari punti di vista. Giovanni, ti ringrazio per l'ospitalità e consentimi di farti i complimenti per la stupenda squadra di giovani che è al tuo fianco. È un piacere entrare in una redazione e trovare tanti giovani che lavorano con tante guarda, sono il nostro orgoglio tutti quanti. Una grazie a tutti da Belvedere News, la parola alla prossima puntata. Buonasera. Buonasera.